La mia idea è stata di raccogliere prove viventi che si può guarire da qualsiasi malattia a qualsiasi stadio, senza rifarmi a statistiche o casistiche, ma a prove viventi, a fatti. Mi piace questo convegno di oggi perché parliamo di vita, ben più che di casistiche o di malattie. E questa sarà l'apertura della mia relazione, un passaggio epocale al quale vi invito. Considero la nuova medicina di AME una cosa geniale, anche se a mio modesto avviso è suscettibile di ulteriori approfondimenti come qualsiasi cosa umana. Però è proprio un passaggio, uno dei tanti, che purtroppo restano ancora pochi, dalla cura di malattie alla cura di persone. Non uso più la parola pazienti, né tantomeno malati o malate, ma uso la parola persone. Siamo persone che hanno diversi tipi di problemi. Possiamo guarire dal cancro come da qualsiasi malattia. Lo dicono le ultime scoperte dell'epigenetica, che è stata già nominata, ma ve ne prospetterò un altro importante aspetto di questa epigenetica, che letteralmente significa al di sopra della genetica. La nuova biologia è quella che vi suggerirò, Lipton, virus Lipton, e la nuova medicina di cui è stato appena parlato. E questo mi solleva dal compito di spiegare sia pure brevemente cos'è. Ma soprattutto lo dimostrano persone guarite nei modi più diversi, e questo è importante, come dirò ancora, nei modi più diversi, scardinando prognosi, protocolli, convinzioni. Qualcuno, come ha appena detto Giulietta, è guarito perfino in fase terminale, quella che noi abbiamo deciso che è la fase terminale. E qui mi sono confrontato con molte persone che continuano a dire in perfetta buona fede che quando una persona restano pochi giorni o poche settimane abbiamo il dovere di dirglielo. Ma chi siamo noi per sapere quanto vivrà una persona e quando e come morirà? E questo fa parte di ciò che considero un colossale errore del quale molti di noi sono vittime e che molti pagano con la vita. Si dice che persone muoiono di cancro, di linfoma, di leucemia. E se fosse un colossale errore, questo è l'errore che vi prospetto oggi. Siamo vittima, secondo me, e molti, ma relativamente pochi che la pensano così, di un gigantesco malinteso. Considera questa voce nuova di guarigione di vita. Allora, mi sono proposto di rispondere ad alcune domande fondamentali. Esiste la malattia? Tutti diranno ovviamente sì. Però vi invito a fare una profonda riflessione. Noi abbiamo fatto un capolavoro al contrario, che consiste in questo. Abbiamo trasformato le malattie da entità astratte, cioè la descrizione di una situazione. È comune a molti, ok? L'adenocarcinoma o il carcinoma infiltrante, sentite già le paroline che ci dicono, che sono molto importanti per condizionare quello che succede. Allora, la malattia è la descrizione di una situazione, quindi è un'entità astratta. E le abbiamo trasformate in entità concrete, e a questo ci hanno addestrati fin da quando eravamo piccini. Ti è venuta l'influenza, ti è venuta l'allergia, più tardi ti è venuta l'ipertensione arteriosa, il diabete e l'ulcero, o che so io. Allora, per far comprendere questo, ricordo un espediente. Le persone più giovani non si ricordano più che esisteva il ginocchio della lavandaia. Cioè, c'erano delle donne che per mestiere facevano le lavandaie e quindi stavano inginocchiate per ore a lavare. In questo modo, sulla pietra o sul legno. In questo modo le loro ginocchia si alteravano. Quindi questo è stato chiamato il ginocchio della lavandaia. Ora, possiamo pensare che esistesse il signor ginocchio della lavandaia che entrava nella ginocchia delle donne alterandole e che adesso questo signore se n'è andato, chissà dove, e quindi non c'è più il ginocchio della lavandaia, non ci sono più donne che fanno le lavandaie. Può sembrare banale, ma vedrete che è fondamentale. Allora, lo attualizziamo con una cosa che c'è tuttora, che è il gomito del tennista. C'è il signor gomito del tennista, l'avete mai incontrato, il signor gomito del tennista, che entra nei nostri gomiti e li danneggia? Il gomito del tennista è il risultato di un uso eccessivo improprio dell'articolazione del gomito. Bene, l'invito è estendere questo a tutte le malattie. Appunto, malattia o organismo,
Vi faccio alcuni esempi. Io mangio fritti, intingoli, sughi, ragù. Non è vero, ma insomma, faccio finta. Bevo 5 litri di vino al giorno, 5 grappe e fumo 40 sigarette. È chiaro che lo stomaco mi va in fiamme e quindi ciò si chiama gastrite. Il mio amico Giorgio, invece, o Giorgio, come dicono altri, non fa nulla di tutto questo, ma si arrabbia tutti i giorni a sangue, a fuoco appunto, col suo datore di lavoro, non digerisce questa cosa, si arrabbia, ma se lo tiene dentro, e gli va a fuoco lo stomaco. Anche lui ha la gastrite. Mi sembra sensato curare le nostre situazioni allo stesso modo? No. Eppure è quello che facciamo tutti i giorni, che pensiamo noi medici e voi non medici, ma anche gli altri medici che sono qui di solito, e quindi curiamo la gastrite, questa entità astratta che magicamente abbiamo reso concreta. Oppure, sentite la profonda differenza fra questi due modi di pensare e quindi di agire. Io vivo sotto pressione. Ho un forte senso del dovere, prendo tutto di punta di petto e di cuore, sono pieno di senso del dovere, quindi le mie arterie, che hanno muscoli come le nostre membra, si contraggono e mi sale la pressione del sangue. Questo è reale, è concreto. Invece, il dottore mi ha detto che mi è venuta l'ipertensione arteriosa essenziale. Dunque c'è un'entità misteriosa, ma concreta, così pensiamo noi, che si chiama Signore ipertensione arteriosa essenziale, essenziale vuol dire che non sappiamo che cosa sia, che mi è venuta. Infatti sono perso un mio amico, no? Sono stato colpito da un linfoma. Pum! Non è così. Facciamo un altro esempio. Sono angosciato, nessuno mi bada, io avrei bisogno di affetto e amore, ma non ce l'ho, sono un bambino piccolo, mi hanno mandato all'asilo e i miei bronchi si contraggono e mi manca il fiato, mamma. Il pediatra ha detto che hai l'asma bronchiale intrinseco e quindi ora cureremo l'asma bronchiale intrinseco. Ciò ci solleva dal prenderci la responsabilità, che non significa colpa, perché qualcuno mi dice allora è colpa mia, ma chi parla di colpa? Responsabilità significa etimologicamente capacità di rispondere, ma allora mi assumo il fatto che ciò che mi succede è un qualcosa che avviene in me, un processo, come ha detto prima Paolo Sanna, è un programma biologico sensato, cioè il mio corpo risponde in modo sensato al mio problema. Completamente diverso è pensare che la malattia sia invece un'entità reale. Allora, la persona umana, questa è la visione olistica, holos vuol dire tutto intero, la persona umana è un insieme inscindibile di corpo, mente, emozioni, sentimenti, relazioni, energia e trascendenza. Questo è ognuno di noi, che ne siamo consapevoli o no. Non pensate alla malattia, disse Edward Bach, lo scopritore della floriterapia che porta il suo nome. Curate i vostri stati d'animo e le vostre reazioni a quanto sta succedendo, e la malattia si scioglierà come neve al sole. Quando sono andato a presentare il libro a Palermo, l'editore, al quale sono molto grato, è il dottor Claudio Mazza, di Nuova Ips Editore, medico omeopata, che da 40 anni edita libri di quelle che continuano a chiamare le altre medicine. E ha detto una cosa molto interessante a questo proposito. Tempo fa ho curato un giovane che aveva dei disturbi, degli squilibri, e omeopaticamente ho curato lui. Poi è venuta la mamma e mi ha detto, ma lo sa cosa ha fatto lei? Mi dica, lei ha guarito una sindrome di Becket. E lui ha detto, ma che cos'è? Io ho curato lui. Capite? Questo è l'enorme malinteso nel quale continuiamo a restare intrappolati. Poi vedremo un esempio, se ne avrò il tempo, di una malattia, un linfoma maligno, perché se non usano questa parola pare non si divertano, che si è appunto sciolto come neve al sole. Perché il risultato è questo. Farmaci antipertensivi, antiasmatici, antitumorali, qui si corro, antifiammatori, antiallergici, antialergici, antiemetici, anticoagulanti, epilettici, antiansia, antiarritmici, antisettici, anti,
anti, dunque combattiamo. Oggi ricevete un mucchio di spunti, è chiaro che ognuno di questi richiederebbe un approfondimento e quindi questo è il vostro compito. Io non vi invidio oggi, voi che non siete medici, perché sentite messaggi contrastanti, anche oggi li avete sentiti. Qualcuno ha parlato di cellule impazzite ancora, qualcuno ha parlato di cellule che tendono a sopravvivere uccidendoci ancora. Io non la penso così, la penso come il dottor Hammer e come Bruce Lipton, che vi farò vedere fra poco, che dicono che ciò che accade in noi, prima di tutto, è un processo che ha un senso e in secondo luogo non va combattuto, ma va compreso e bisogna prendersene cura. Quindi, qual è la causa del cancro? Qualcuno dice che l'errore genetico, l'alimentazione, l'acidosi, la carenza di vitamina C, geopatia ed elettrosmog, altro argomento sul quale mi spolmono da 25 anni con grande fatica e dopo ve ne accennerò. Un'esperienza dell'anima per evolvere. E se fossero vere tutte? Superiamo quindi il pensiero lineare, che vuol dire questo effetto ha una causa e siamo innamorati noi del pensiero lineare. Qual è la causa? Perché è semplice, no? Questo tra l'altro è archetipicamente il pensiero maschile, che non vuol dire solo degli uomini, maschile. Quello che ha detto stamattina Erika Poli è una fantastica parlare dell'energia femminile. Lì ci ammaliamo, ma lì avviene la guarigione. Oltre la mente, oltre il pensiero lineare, oltre la logica. Quindi superiamo il pensiero lineare. Ognuno dice che la sua è la vera causa. Una volta ho letto un libro che si chiama Sugar Blues, in cui tutti i mali dell'umanità dal 500 in poi sono dovuti all'aumento del consumo di zucchero. Ora, lo zucchero bianco è chiamato anche il veleno bianco dai naturisti e fa male, ma non possiamo ridurre tutto a quello. Capite? Ancora una volta siamo caduti nella trappola. Ah, questa è la causa, quindi questa è la soluzione. Le 27 guarigioni che ho raccolto, è preciso, che non sono persone curate da me, che sono guariti tutti in modo diverso, e questo è fondamentale. La guarigione, come dirò dopo, è un potenziale nostro che può venire attivato in molti modi. Quindi, se molte sono le concause, volgendo questo al positivo, abbiamo molte risorse per guarire, perché possiamo equilibrare molte cose, ciò che mangio, ciò che bevo o non bevo, i pensieri che ho. Noi non siamo abituati a collegare quello che sappiamo. Un conto è l'acquolina in bocca, un conto sono le malattie, e invece è la stessa cosa. Se vi innamorate come una pera cotta e pensate all'oggetto del vostro amore, il corpo risponde, al limite vi eccitate, l'avete immaginato. È così anche per la salute, mi penso sano, il corpo ci crede, mi penso malato, il corpo ci crede. Può sembrare primitivo, ma è quanto dice la più recente epigenetica. Quindi, ecco qua arriviamo proprio all'epigenetica di Lipton. Il dogma della genetica classica è stato già detto che i geni, o cromosomi, attraverso il DNA, fanno avvenire in noi ciò che avviene in modo capriccioso e imprevedibile a seconda del nostro patrimonio ereditario. Capriccioso e imprevedibile, oppure vi dicono che se tua mamma ha avuto il cancro del colo che il signor ginocchio della lavandaia che è diventato più cattivo, quindi c'è il signor cancro del colon che ti è venuto, a tua mamma, è più probabile che venga a te. Non è vero neanche questo. Come dice appunto l'epigenetica, ciò che sta sopra la genetica, questo è Lipton, che quantunque si chiami così non produce tè, ma è un biologo molecolare americano, ricercatore, insegnante universitario, che ha avuto anche lui ciò di cui oggi più volte si è parlato, il PAF, cioè ha cercato per anni, ma cos'è che fa, come vi è stato detto, che un gene faccia venire una cosa o l'altra, o l'altra, o l'altra, o l'altra, o l'altra? Che cos'è? La risposta, cari signori, e qui parlo anche a me perché mi chiamo di cognome signore, è la nostra mente. I geni obbediscono alle nostre convinzioni, ma lo dicono da migliaia di anni, ma noi non l'abbiamo ancora capita. È stato citato Gesù, lo cito anch'io e poi ve lo farò anche vedere in una diapositiva. Perché mi sono chiesto per anni, perché ho attraversato la fase di cattolicesimo convinto, perché alcune volte chiedono a Gesù, maestro, guariscimi. E lui dice una cosa sorprendente,
ma tu vuoi guarire? Ma non è Dio che guarisce, paf, prima chiede, ma vuoi guarire? E non mi ricordo se Ippocrate, ma comunque qualcuno di pari portata, ha detto, prima di curare una persona, dovremmo poter sapere se vuole guarire. E voi direte, tutti vogliono guarire, ma qua ci sono degli inghippi che possono chiamarsi vantaggio secondario della malattia, oppure il fatto, che è stato detto stamattina da Erika, che noi siamo identificati con la nostra mente razionale. Non è lì che c'è la causa, come ha detto Paolo, e c'è la soluzione. Ma comunque Gesù chiede, tu vuoi guarire, quindi se io mi convinco e i medici continuano a confermarci in queste convinzioni negative, fai la prevenzione perché il cancro va prevenuto e adesso hai le metastasi e adesso sei guarito, però è meglio fare degli altri controlli. Quindi io continuo ad alimentare una convinzione di malattia. Eccolo qua il libro che vi consiglio vivamente di leggere perché può cambiarvi la vita. La biologia delle credenze, come il, non delle credenze dei piatti, è scritto maiuscolo, le credenze nel senso di convinzioni, come il DNA, come il pensiero influenza il DNA e ogni cellula. Leggetelo. Tra l'altro è scritto anche in modo piacevole. E questo è un altro libro di Lipton che fa un balzo quantico. Prima è stato accennato di sfuggita all'effetto Washington, è un fatto storico importantissimo. 4.000 persone stando sedute, occhi chiusi mattina e sera, in meditazione, parola molto impropria, perché nel vocabolario italiano meditare significa pensare, non c'entra niente, ma è proprio andare in quello stato che va oltre la mente. 4.000 persone che si sono aggiunte progressivamente nell'arco di 8 settimane, 2 mesi, e io conosco 2 persone che erano là, hanno fatto calare magicamente i crimini a carattere violento nella città di Washington, che ha 4.500.000 di persone. Alla fine degli 8 mesi ne hanno calati del 23%. Poi sono andati via tutti contemporaneamente e i crimini sono balzati in 2 o 3 giorni a livello abituale. Vedete quale potere abbiamo noi, ma continuiamo a fare marce, manifestazioni, raccolta di fondi. Non per citare il mio libro, nel quale comunque non c'è un mio recapito, quindi sarà difficile dirlo che l'ho pubblicato per farmi pubblicità, presento anche un'immagine geometrica, di geometria sacra, è la quadratura del cerchio nota da millenni. Questa immagine... Si può aiutare a entrare in questo stato di coscienza diverso che rallenta le onde cerebrali. E lancio un pubblico appello. Sto cercando da 2 anni un reparto di neurologia, un ricercatore che voglia fare questa esperienza con un gruppo di volontari, utilizzando questa immagine senza fare nulla e registrando l'elettroencefalogramma delle persone che partecipano all'esperienza. Quindi noi abbiamo dentro di noi un potenziale sconfinato che ignoriamo di avere e continuiamo a pensare che la malattia da fuori è venuta, quindi va curata con mezzi esterni. La guarigione è dentro di noi. Stavo dicendo, Lipton qui fa un balzo quantico. Contano le condizioni collettive, cioè se 8 milioni o 2 miliardi di persone pensano che il cancro, che è un'entità astratta, non c'è il signor cancro che mi viene, allora è più difficile per ognuno guarire. È stato parlato di massa critica. Quando un numero sufficiente di persone cambierà modo di pensare, cambierà tutto, così, per magia. E questo spiega anche perché si ammalano i bambini, che sono anche loro inglobati in questo magma negativo che ci portiamo dietro da millenni. Allora, alimentazione, acqua, acidi e tossine, importantissimo, questo sorvolo. Ecco, un altro fattore importantissimo, ripeto, sul quale cerco invano di sensibilizzare l'opinione pubblica da 25 anni. Passiamo sul nostro letto quasi un terzo della vita. Quindi ci sono 2 fattori dove dormiamo. Uno naturale, questo si sa da millenni, la terra in corrispondenza di falde d'acqua, di crepe del terreno o di altri fenomeni legati al magnetismo terrestre,
in alcuni punti, che sono frequenti, ce ne sono anche qua dentro, genera stress, uno stress che va fino a livello molecolare. In più noi abbiamo aggiunto una miriade di fonti di elettromagnetismo, come il microfono che ho in mano, questo computer, il cellulare, il caricabatterie, eccetera. In ambulatorio faccio dei test muscolari per far vedere come immediatamente una singola fonte di questo stress ti toglie energia. Quindi se io dormo tutte le notti per settimane, mesi e anni sullo stesso punto alterato, ma ci vuole una persona esperta che faccia un rilevamento completo, sarà difficile che io stia sano perché il mio organismo stressato resiste, resiste, resiste e poi a un certo punto si ammala. E questo non toglie l'importanza del resto che fra poco dirò. Considero questa la seconda causa dopo la mente, come dirò fra poco, senza togliere l'importanza dell'alimentazione, dell'acidosi e della disidratazione. Qual è la causa più profonda? Scienza vedica alcune migliaia di anni fa, la causa più profonda di tutti i nostri mali è un errore dell'intelletto, ma ripeto, noi commettiamo l'errore nonostante Freud abbia aperto la strada negli anni 30, quindi quasi un secolo fa, continuiamo a stare nell'errore, di considerare solo la mente conscia, razionale. Allora molti mi hanno domandato, la tal persona voleva guarire e vivere, ma è morta. Ora io non ho la presunzione di sapere cosa è accaduto dentro quella persona, però probabilmente lo voleva a un livello mentale razionale. E invece dobbiamo imparare a utilizzare queste altre risorse, e ce ne sono già molte, come è già stato detto. Vediamo adesso altre tre. La prima la ripeto, grazie maestro. Se Gesù prima del miracolo dice vuoi guarire, dopo varie volte, questa frase anche per anni mi ha sorpreso, ma non sei Dio che l'ha guarito, la tua fede ti ha salvato. La tua fede vuol dire la tua convinzione, come ha detto perfino, pur essendo un sacerdote, il padre che ha parlato prima, non è necessariamente una fede religiosa. Fede vuol dire convinzione, è quello che dice Lipton. Dicono tutti la stessa cosa da millenni, ma siamo duretti. Questo è l'altro libro, e adesso, grazie a Paolo Sanna, non ho il compito di spiegarvi neanche succintamente di cosa si tratta, quindi lo saltiamo. E questa è una chicca, care signore e signori, sulla quale non si riflette mai abbastanza e che dimostra che la mente conscia e inconscia è il fattore principale. Evidentemente queste persone non hanno conflitti. Hammer parla appunto di conflitti. Non hanno conflitti e quindi si ammalano poco, mediamente, di malattie fisiche, in particolare non si ammalano di cancro, linfomi e leucemie. Di questo ho avuto conferma da psichiatri, da psicoterapeuti e da terapeuti, e tra l'altro un mio collega psichiatra mi ha detto una cosa interessantissima. Lui ha lavorato 30 anni al centro di psichiatria dell'ospedale di Vicenza. Mi ha detto, è vero, non ricordo molte persone in 30 anni pazzi, no, cioè schizofrenici, che si siano ammalati di queste malattie. Però ne ricordo alcuni che avevano dei tumori maligni, anche grossi, e hanno convissuto tranquillamente per anni. Capite? Questo fa parte del messaggio globale. Stiamo commettendo un colossale errore che costa la vita, indicibili sofferenze a moltissime persone. È proprio vero, ecco qua, che bisogna togliere e togliere tutto? Non dirmi che no. Ecco. Come mai c'è chi guarisce da tumori inoperabili o metastatizzati, come appunto in questa raccolta che ho fatto? Di queste 27 persone, 3 hanno usato la chemioterapia, di cui uno è un medico. Nel libro affermo e ancora penso e dico a chi viene da me, siccome la paura è l'energia più, ed è già stato detto, che ostacola il più la guarigione, se hai paura di non fare la chemioterapia, è meglio che la fai. In questo caso consiglio di supportarsi con altri supporti, che sarebbero di per sé sufficienti. Parlo anche dell'effetto placebo, di tutto questo abbiamo bisogno, cioè di qualcosa che ci sostiene e ci supporta, affinché capiremo che possiamo guarire con le nostre sole risorse interiori. Ma intanto usiamo
Come mai, ecco qua, l'autopsia di persone morte per altri trovano tumori maligni? Come mai, appunto, ci sono malati mentali che convivono con tumori maligni senza problema? Dunque non c'è nulla di maligno. Nella nostra mente è diventato maligno e continuiamo a confermare da decenni questa convinzione. Ultima domanda fondamentale, allora come mai si continua a morire? L'equivoco è questo, si muore di cancro. E se non fosse affatto così? Allora qui ho detto che arriverò fin dove posso. Il signor Wright è un caso documentatissimo riportato in un altro bel libro di cui non ho la slide, che si chiama Tutto è uno, di un giornalista che ha raccolto fatti, anche lui, straordinari nei tempi. Il signor Wright è, ma lo trovate in internet, Wright linfoma, trovate. Il signor Wright è un americano ricoverato in una clinica ematologica, entra in barella con un linfoma ovviamente maligno e ha delle masse e dei liquidi linfomatosi nella pleura e nell'addome, nel peritoneo. Aspettativa di vita, poco tempo. Però quest'uomo, che aveva una mentalità molto tradizionale, quindi ci voleva un farmaco che lo guarisse, sente dire che è stato scoperto un farmaco che si chiama Crebiozen, che è straordinario per la sua malattia, che è il signor linfoma maligno. È come il gomito del tennista, il ginocchio del randaglio, ma noi continuiamo a pensare così. Allora chiede al medico che lo cura di darglielo, e questo scriverà nella relazione finale, ma non volevo darglielo perché lo ritenevo perfettamente inutile. Però il signor Wright insiste, e il medico gli inietta una dose di Crebiozen. È venerdì, se ben ricordo tutta la vicenda, e il medico va a casa pensando che probabilmente, forse, il signor Wright il lunedì non l'avrebbe trovato più. E invece il lunedì il signor Wright passeggia per il reparto con le sue gambe sorprendentemente migliorato. Allora continuano a dargli il Crebiozen e in una settimana, appunto, malattie che si sciolgono come neve al sole, vi ricordate, sparisce tutto. E Wright viene dimesso. Fra la sorpresa, perché i medici si sorprendono sempre, sapete, quando qualcuno guarisce. La cosa li stupisce molto. La prima persona di queste straordinarie vicende che ho avuto il dono di raccogliere è una mia amica di Padova, che è guarita da un tumore alle ovaie diffuso all'addome, ha rifiutato la chemio e un nuovo intervento per togliere tutto, no, perché abbiamo questo, più c'è peggio è, non è vero? E lei ha detto, dopo un mese di profonda riflessione, ha detto no, io non voglio fare né una cosa né l'altra, tu sei pazza, tu vuoi morire, tu hai un bambino di 5 anni, vuoi lasciare un orfano, se fai così, hai al massimo 6 mesi di vita, sono passati quest'anno 23 anni. Ma quando Elisa, grazie, non solo prima, anche durante, quando Elisa andava a dire, in particolare un oncologo, ma non perché fosse una donna, i maschi sono così, io sono guarita, la risposta è stata, è impossibile. Com'è impossibile? No, è impossibile. Allora non era un tumore maligno. Peccato che Elisa ha i vetrini del suo cancro, quindi l'oncologa li ha fatti esaminare e le ha chiesto scusa. Quindi, come vedete, talmente radicata è questa convinzione che ci vengono dati questi messaggi negativi. Il signor Ciro, mio caro amico, e ve la faccio breve, era un falegname, un pezzo d'uomo, tumore alla prostata. Già avete sentito la storia del PSA che è una bufala, perché chi l'ha scoperto dice che non ha mai detto ciò, ma si continua a farlo per interessi. Quindi gli hanno detto, lei ha un tumore alla prostata, l'hanno operato, dopodiché gli hanno detto, e questo mi fa pensare che fosse una sovradiagnosi, cioè non era cancro, perché risulta che un terzo dei tumori della donna alla mammella e quasi metà dei tumori alla prostata dell'uomo non erano tumori che chiamiamo maligni, ma ecco, è peggio ancora, cioè ti dicono che hai un tumore maligno. Quindi dopo l'intervento gli ho detto, stia tranquillo, signor C, è meglio di quello che pensavamo. Lei è a posto, stia tranquillo. Ma il signor C entra in uno stato di declino,
e sta chiuso in casa con lo sguardo fisso nel vuoto, mangia poco, comincia a deperire. Gli piaceva tanto dipingere e non dipinge più. L'ho visto alcune volte, ho tentato in tutti i modi di convincerlo che non c'era il problema. Lo viene ricoverato prima nell'ospedale più vicino e poi, siccome continua a deperire, a Padova, in Veneto si dice nel Mar Grando, cioè in una clinica universitaria, lo rivoltano come un calzino, non gli trovano nulla e dicono ai familiari: non capiamo perché quest'uomo deperisce, non ha niente. Io l'ho visto 4 giorni prima della morte, ha ridotto pelle e ossa, gli hanno fatto l'autopsia e non hanno trovato niente. Ora, di cosa sono morti il signor Wright e il signor C? Della stessa cosa, della convinzione che non c'era più niente da fare. E nel caso del mio amico, i medici hanno detto: che strano, quest'uomo è morto sano. Cosa vuol dire che è morto sano? Cioè, non abbiamo trovato alcuna malattia e torniamo sempre là. No, quindi queste due situazioni devono farvi... Come? Concludo con questa... Quindi, di cosa muore chi muore? Facciamo l'elenco. Veleni, radiazioni. Notate che i primi due, chemioterapia e radiazioni, sono cancerogeni potenzialmente. Quindi a volte vi fanno la prevenzione con la radioterapia o con la chemioterapia che sono cancerogeni. A volte interventi traumatici, paura, risaggiazione, disperazione, messaggi negativi, maligno, infiltrante, invasivo, fulminante. Le frasi, messaggi subliminali vuol dire non ciò che ti dicono ma ciò che ti suggeriscono. E prognosi infaste, un misto di tutto questo in varie proporzioni. Ti sembra abbastanza? A me sì. Grazie a tutti e proseguiamo con... Bravo, Stefano.